Andiamo ad avviare il lavoro con il cerchio magico e lavoriamo per il primo giro 12 punti alti, il primo sostituito da 3 catenelle. Stringiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sulle 3 catenelle d'inizio che vanno a sostituire sempre per ogni inizio giro la prima maglia alta. Nel secondo giro andremo a lavorare i primi aumenti, lavorando 2 punti alti in ciascun punto sottostante. Faccio le 3 catenelle d'inizio e lavoro il secondo punto alto alla base delle 3 catenelle. Due punti nella maglia successiva. E ancora due punti nella maglia seguente e per tutto il giro. Vado a chiudere il secondo giro sempre sulle 3 catenelle d'inizio con una maglia bassissima. Terzo giro lavoreremo gli aumenti, un punto sì e uno no. Faccio le 3 catenelle d'inizio, che vi ricordo sostituiscono la prima maglia alta, e vado a lavorare un aumento nel punto successivo, lavorando due punti alti sullo stesso punto. Lavoro una maglia singola e nella seguente lavoro l'aumento con 2 punti alti, una maglia, un aumento. Una maglia, un aumento, fino alla fine del terzo giro. Chiudo il terzo giro con una maglia bassissima sulle catenelle d'inizio e nel quarto lavoreremo gli aumenti ogni 2 punti. Lavoro il primo punto con le 3 catenelle e una maglia nella maglia seguente. In questa successiva andremo a lavorare il primo aumento. Due maglie nelle due maglie seguenti, un aumento in quella successiva.
due maglie in quelle seguenti e l'aumento. E continuo per tutto il quarto giro. Chiudo il giro con una maglia bassissima sulle 3 catenelle d'inizio e nel quinto giro gli aumenti li faremo ogni 3 punti. Lavoro la prima maglia sostituita dalle 3 catenelle e 2 punti nei 2 punti successivi. In quello seguente andremo a lavorare il primo aumento. Tre punti nei 3 punti seguenti. E in quello successivo andiamo a lavorare l'aumento. Tre punti nei 3 punti seguenti. E poi l'aumento. E continuo così per tutto il quinto giro. Chiudo il quinto giro sulle 3 catenelle d'inizio e nel sesto andremo a lavorare gli aumenti ogni 4 punti. Lavoro sempre la prima maglia con le 3 catenelle iniziali e 3 punti nei 3 punti seguenti. In quello successivo lavoreremo il primo aumento. Quattro punti nei 4 successivi. E l'aumento. Quattro punti nei 4 successivi e l'aumento. E continuo in questo modo per tutto il sesto giro. Chiudo il sesto giro con una maglia bassissima sulle 3 catenelle d'inizio e abbiamo terminato il fondo perché ho raggiunto il diametro della bottiglia che ho scelto. Voi in base alla bottiglia che sceglierete, così andrete ad effettuare gli aumenti. Per la bottiglia che ho scelto io, abbiamo lavorato 6 giri e aumentato dal secondo giro in poi in modo sequenziale. Nel primo giro abbiamo aumentato 2 punti su ciascun punto sottostante, nel terzo abbiamo lavorato 1 punto e un aumento, nel quarto 2 punti e un aumento, nel quinto 3 punti e un aumento e nel sesto 4 punti e un aumento. Se
avete necessità di allargare ancora il diametro, potete continuare lavorando altri giri, sempre aumentando gradatamente di un punto. Ad esempio, nel settimo giro lavorerete 5 punti e un aumento, nell'ottavo 6 punti e un aumento, e così via, fino a raggiungere il diametro che vi occorre.